Ciao amici, ho rifatto di nuovo la ricetta del pane semplice perché avevo un video su YouTube con tantissime visualizzazioni poi, ma mi è sparito, non so, forse l'ho cancellato io per sbaglio, o forse YouTube, magari la musica che non era appropriata, c'era il copyright, non lo so. Comunque ho fatto un reclamo, però adesso questo ho cambiato il titolo perché altrimenti mi si confonde con l'altro se dovesse rientrarmi. Bene, andiamo a vedere questo procedimento di questo pane semplice. Bene, questi sono gli ingredienti. Questo pane semplice lo farò con la farina 1. Questa è la mia pasta madre rinfrescata 4 ore fa. Toglierò appena all'inizio perché era un po' di più di 100 grammi, quindi tolgo la parte superiore. Rifarò questo video perché ne avevo già uno. Questo è un pane che avevo fatto in un corso con Loredana Mesiano, ma è una ricetta standard che usano in tanti. Io lo farò senza planetaria, in ciotola, in questo modo. Metto l'acqua piano piano, ne metterò soltanto una parte per mettere in autolisi la farina e farò tutto con le mani, in questo modo. Ok, aggiungo piano piano l'acqua. Mettere in autolisi le farine aiuta molto il processo di lievitazione, quindi io lo faccio quasi sempre, a meno che non ho fretta e devo fare il pane in giornata, ma comunque basta anche una mezz'oretta. Bisogna bagnare, vedete, bene la farina, non usare tutta l'acqua, basta solo inumidirla, come dire, e poi la lasciamo mezz'ora. Come vedete, ho lasciato un pochino di acqua per sciogliere poi il lievito. Ne metto un'altra pochina. Ok, forse ho messo la ciotola troppo piccolina, poi la cambio e continuo. Ci siamo, direi che così va bene. Ora copro con un telo e la lascio almeno mezz'ora, però in alcune ricette anche un'ora, 2 ore. Eccola qua, dopo passata la mezz'oretta, metto con il resto dell'acqua, sciolgo la pasta madre. Tutto sempre con le mani. Naturalmente è una ricetta che potete fare anche con la planetaria, io lo sto facendo così anche per le amiche che non hanno magari la planetaria. Poi se vogliamo una volta il pane si faceva tutto così. Metto il sale, aggiungo il sale, 2 cucchiaini, ma io ne metto sempre un po' meno. Scusatemi se sentite dei rumori di sottofondo, c'è mio cognato che sta spaccando le legna. Ok, io direi adesso ci metto anche il malto, ma lo sto mettendo soltanto perché ce l'ho, l'avevo comprato per i panettoni e quindi visto che ce l'ho lo uso, però di solito potete anche non metterlo, diciamo sì che aiuta un pochino perché è uno zucchero. Continuo ad impastare sempre in ciotola in questo modo. Io qui naturalmente i tempi adesso li accorcerò perché non posso, se no vi annoio. Cambio intanto la ciotola perché questa è un po' scomoda, sì, ho sbagliato ciotola, mettetela un po' più capiente così potete lavorare meglio l'impasto. Continuo ad impastare, a lavorare
di mano fino a che vedete che l'impasto non prende corda, che la maglia glutinica sia ben sviluppata. Impasto un altro pochino. Vedete che non appiccica più? Ok. Ora lo lascio rilassare una mezz'oretta, giusto una mezz'oretta, e poi comincio a fare i giri di pieghe sul piano di lavoro. Metto pochissima semola, poca poca. Anzi, se vogliamo, anche senza va bene, eh? Ok. E procedo per fare il primo giro di pieghe, le pieghe a tre come al solito. Ok, piego. Bene, queste sono le classiche pieghe. Tra una e l'altra lasciamo riposare 30 minuti e copriamo con la stessa ciotola. Ok, qua. Passato il tempo, vedete come si è rilassato l'impasto. Procediamo ancora con un altro giro e poi ancora un altro. Approfitto per questo spazio per dirvi, amiche ed amici, che ho aperto una pagina proprio perché mi arrivavano tante richieste sul profilo privato di FB, di Facebook. La pagina si chiama Erika Official, là potete, io condivido tutti i miei video per farli girare, quindi mi fa anche piacere se li ricondividete e mettete un like sotto i video di YouTube, e là potete mandarmi messaggi privati, naturalmente i messaggi anche su YouTube. Sul profilo privato non posso dare l'amicizia a tutti, come ben capirete. Ok, vi ringrazio comunque per il vostro affetto. Bene, dopo fatto l'ultimo giro di pieghe, mettiamo in questa ciotola a raddoppiare l'impasto. Adesso i tempi, è inutile che ve li do, se voi iniziate la mattina riuscite anche la sera a fare il pane, sempre se le temperature sono tiepide, altrimenti se non ci state con i tempi, siete arrivati alla sera, come è successo a me qui, altrimenti sarei dovuta alzarmi alle 2 per infornare, ho fatto un passaggio in frigo, però poi la mattina mi sono svegliata, l'ho tirato fuori prestissimo e lasciato a temperatura ambiente per 2 ore. Ed ecco qua l'impasto, adesso lo vado a formare, ci farò una pagnotta, non lo tocco molto, lo sgonfio solo un pochino e formo la pagnotta, dopodiché farò la seconda lievitazione, vedete com'è cresciuto, eh? È cresciuto tantissimo anche se è stato in frigo, però ecco non prendete alla lettera i tempi, dovete comunque adattare i vostri tempi all'impasto. Ok, versiamo tutto l'impasto sotto, ho messo un po' di semola, ma non tanta. Mi sembra che con questo microfono adesso vada meglio, vero? Non si sentono più rumorini fastidiosi, no? Bene, senza lavorarlo tanto. Piego soltanto i lembi così e ci faccio una pagnotta. È molto morbido l'impasto, bene. Chiudo un pochino in questo modo. Ecco qua, la nostra pagnottella è già pronta. Non la stresso più di tanto, ci sono già le bolle, vedete?
Bene, appena appena arrotondo un pochino, una leggera perlatura, poco poco. Ok, è pronta. Adesso io la metto con la chiusura in alto su un cestino, vedete, metto la semola, però voi fate come volete, potete anche mettere la carta forno se lavorate con la pietra. Io la metto così perché poi il ribalto, quindi la chiusura poi andrà sotto, ok? Copro con la semola, copro tutto e adesso aspetto il raddoppio. Anche qui è inutile che vi dico 2 ore, 3 ore, perché per esempio se in estate lievita subito, dopo un'ora è già lievitato, qui ci vorranno 3 ore, però l'impasto era già bello lievitato, quindi non ci è voluto molto. Il forno a temperatura al massimo 240-250. Ribalto, io faccio così, ribalto, questa volta faccio con la teglia fredda, vediamo, delle volte la metto a scaldare nel forno, però poi rischio di bruciarmi, oppure con la carta forno, poi ce la trascinate sopra. Fate come siete abituati a fare. Io sperimento anche, una volta la metto fredda, una volta calda, anche per vedere i risultati diversi, no? Qui faccio un taglio con la lametta, poi scendo un pochino di più, taglio un pochino di più, un piccolo disegnino tanto per... Non sono molto brava a fare i disegnini, anche perché comunque poi il pane lo dobbiamo tagliare. Queste, sì, ci sono tanti che fanno delle opere d'arte. Disegnavo da piccola, da ragazza facevo addirittura i quadri, però poi ho perso la mano. Sul pane poi è un po' più difficile. Eccolo qua, dopo all'incirca 50 minuti. Non è molto grande la pagnotta, quindi si è cotta abbastanza bene. Fate come al solito, pentolino per 20 minuti, poi lo togliete e poi abbassiamo un pochino il gas, scusate il gas, il forno elettrico, il forno a 220 e poi gli ultimi 10 minuti comunque a spiffero. Bene, io direi non è molto alveolato, ma è venuto abbastanza bene. Eccolo qua, che dite? Anche perché l'idratazione non era intorno ai 65-66, aumentando un pochino l'idratazione magari vengono più buchini, però così è perfetto, un pane perfetto, pane semplice, perfetto, con questa farina poi è buonissimo. Bene amici, io vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.